Salutiamo Roxy Rosa, Green Apple, Gina, De Katzan e parliamo oggi di reincarnazione, questo mistero fondamentalmente, no? Perché la vita è comunque un mistero. Sì, che ci sono tante tradizioni spirituali, ovviamente, che ci parlano di tante cose, però in realtà poi noi sperimentiamo la nostra vita. Sperimentiamo noi stessi attraverso i nostri sensi e ovviamente attraverso i nostri sensi, non tutti, o perlomeno credo pochissimi di noi hanno, diciamo, una percezione, se vogliamo, endoscopica, una percezione endoscopica sul fatto che siamo esistiti. O che c'è qualcosa di noi che trascende questa vita, perché è ovvio che ci sono molte visioni da questo punto di vista, però ovviamente il dubbio che sia tutto un meccanismo, diciamo, che la nostra mente materiale fondamentalmente, perché la nostra mente e il nostro corpo sono all'unisono, no? Cioè, saluto anche Patrizia Perotti, che forse non avevo salutato, Emanuele, che forse la nostra mente e il nostro corpo sono strettamente all'unisono. Non può esistere una mente senza un corpo. Questo lo capiamo tranquillamente, come dicevo, basta sentire quando abbiamo un dolore fisico o una qualcosa, una nostra preoccupazione mentale influisce sul fisico. La famosa somatizzazione, ma anche una modifica sul fisico può influire sulla mente. Ad esempio, pensiamo agli squilibri ormonali, tutte queste cose qua, no? Cioè, beh, poi alla fine alcune proteine. Pensiamo ad esempio, tanto per fare un esempio, agli psicofarmaci. Gli psicofarmaci sono proteine fondamentalmente, e molecole comunque che noi ingeriamo e queste molecole. Salutiamo anche Lia, queste molecole che sono molecole materiali vanno a influire sulla mente. L'esempio degli psicofarmaci è, come dire, direi lampante, no? Io prendo una molecola, che ne so, adesso non conosco le molecole degli psicofarmaci, ma comunque mi si altera lo stato mentale. Ovviamente gli psicofarmaci vengono utilizzati per rimettere a posto la mente, no? Ma ci sono persone che hanno problematiche legate proprio a paranoie, schizofrenie, bipolarismo, insomma, chi più ne ha più lo metta, e tutto questo viene modificato attraverso una molecola fisica, quindi corpo e mente sono strettamente collegati, no? Quindi non esiste una mente senza il corpo, non esiste un corpo senza la mente. Per cui noi non abbiamo, almeno io, avuto percezioni certe, diciamo, del fatto che noi non siamo identificati con questo corpo e con questa mente, perché noi ci identifichiamo con il nostro corpo, ci identifichiamo con la nostra mente, ci identifichiamo con quelle che sono le nostre preoccupazioni, con quelli che sono i nostri problemi, sia mentali, diciamo, cioè che avvengono nella mente, sia, fisici, no? Le malattie. E altre cose. Quindi noi siamo strettamente ancorati all'immanente, diciamo così. E il trascendente che cos'è? È qualcosa che trascende questo, qualcosa che va oltre, no? Le credenze, diciamo, la credenza della reincarnazione, cioè la reincarnazione o rinascita in diverse forme, perché poi ne esistono veramente di tanti modalità, diciamo, di tradizioni spirituali e filosofiche. Comunque un concetto che è presente veramente in moltissime tradizioni spirituali e filosofiche, anche tradizioni cristiane. Teniamo presente che se noi andiamo nei primi padri del cristianesimo, quelli fino al pre-concilio di Nicea, era presente la reincarnazione. Però il fatto che sia presente in una filosofia o in una elucubrazione mentale, salutiamo anche Lia, in una elucubrazione mentale, non è detto che questo la renda una solida realtà, come diceva qualcuno, no? Una solida realtà potrebbe essere anche una mera, come dire, un mero sistema affinché la nostra mente e il nostro corpo
cerchino in qualche modo di evitare quel senso di vuoto, salutiamo Crazy Robby, evitare quel senso di vuoto che il fatto di dover sparire, di dover finire nell'oblio più totale ci può far venire, no? Perché di fatto è ovvio che se non esistesse, non sappiamo, una continuità della vita oltre la vita, quello che significherebbe è praticamente che noi non sappiamo perché ci siamo, ma sappiamo dove andiamo, no? Se non esistesse un qualcosa, cioè saremmo semplicemente un agglomerato di atomi che per qualche strana combinazione si sono formati, anche perché una delle domande è perché esiste ciò che esiste? Cioè, credo che siano quelle domande a cui non possiamo dare una risposta. E quindi quello di cui dobbiamo renderci conto è che praticamente il credere in qualcosa di trascendente potrebbe anche essere un espediente che il nostro corpo, la nostra mente si costruisce per garantirsi l'immortalità, per evitare, diciamo, di finire nell'oblio, no? Perché se fossimo soltanto questo agglomerato di atomi, che però ha un soffio vitale, no? Perché anche il mistero del soffio della vita è particolare, no? Quando questi atomi funzionano in un certo modo, devono, producono una coscienza fondamentalmente. Questo è un po' la visione, materialistica, no? Che poi è una filosofia anche questa, la visione materialistica. Ad esempio, non so, vabbè, voi siete ignoranti, non l'avrete letto sicuramente, scherzo ovviamente, ma se voi leggete Karl Marx, no, Karl Marx che ha scritto il manifesto fondamentalmente, no, del Partito Comunista, mi sembra, il Capitale, insomma, ha scritto diversi testi. Comunque lui aveva, che era un filosofo comunque tedesco, aveva teorizzato che la coscienza è il prodotto della materia, cioè degli atomi che per qualche motivo si mettono in una condizione particolare che producono coscienza. Ora, è un concetto filosofico anche questo, un concetto ateo, diciamo, no? Che non prevede la presenza di un creatore, anche se poi non si spiega, e questo non se lo spiega nessuno, perché esiste ciò che esiste. Comunque, questo per dire che cosa? Per dire che noi abbiamo comunque un'esperienza molto limitata e l'idea di tornare alla vita sotto forma di una nuova entità apre un mondo di possibilità, no? Sfida le convenzioni del tempo lineare, offre una prospettiva alternativa alla natura dell'esistenza. Un video? Beh, non è un personaggio che non conoscete, Karl Marx. Non è possibile che non. Ma dove avete studiato? Alla CEPU avete studiato? Karl Marx è fondamentale, no? È una pietra miliare, no? Della filosofia comunista fondamentalmente, no? È un filosofo, Karl Marx, è anche un economista. Il Capitale ha scritto tantissimi testi, dal Manifesto del Partito Comunista al Capitale, alla differenza tra la filosofia naturale di Democrito e la filosofia naturale di Epicuro. Ha scritto il Manifesto filosofico della scuola storica del diritto, ha scritto per la critica della filosofia del diritto di Hegel, ha scritto sulla questione ebraica, ha scritto Miseria della filosofia, ha scritto tantissime cose Karl Marx. Ha scritto veramente, veramente tanto, no? E comunque, che a uno piaccia o non piaccia, è un personaggio importante, no? Del secolo scorso. Karl Marx è nato a inizio 800, no? E quindi parliamo di tanti anni fa, perché quasi ormai sono 200 anni dalla nascita di Karl Marx. E comunque, questo era semplicemente per dire in questo contesto che comunque ci sono anche delle filosofie
che non prevedono una forma di spiritualità fondamentalmente. Ed era comunque una filosofia molto antica, no? Fondamentalmente, era una filosofia veramente molto antica, perché parliamo di 200 anni fa. Quindi sembra strano, ma Marx è vissuto, è nato 200 anni fa, più di 200 anni fa, 2818 mi sembra. Quindi comunque, la reincarnazione è, diciamo, la reincarnazione, è un concetto, diciamo, che spinge a riflettere sulla giustizia cosmica e sulla legge del karma, no? Secondo il karma, le azioni che abbiamo fatto nel passato determinano il destino futuro, vanno a creare un sistema di cause e condizioni, cause-effetti, che va oltre la limitazione della singola esistenza, no? Quindi affrontare il mistero della reincarnazione o affrontare il mistero della vita oltre la vita è un qualcosa che tutti noi cerchiamo di fare. Io penso che pochi ci riusciamo. Diciamo, se utilizzassimo un mero approccio, diciamo così, non dico materialista, ma se usassimo un mero approccio, come possiamo dire, basandoci sull'unica cosa che riusciamo a sperimentare, che è una filosofia fondamentalmente pratica, pragmatica, cioè se ci basiamo sulla nostra vita, non lo so quanti di voi in questa vita hanno percezioni certe di altre vite. Io no, sinceramente no, perché uno può fare delle reincarnazioni alla ricerca di vite passate, vite precedenti, vite future, eccetera, io ne ho fatte diverse. Ma una prova comunque non si trova perché, come dire, sono tutti fenomeni che fondamentalmente non ti danno la certezza. Magari che ne so, e credo che poi sia una certezza endoscopica, no? Fondamentalmente, c'era, una certezza endoscopica. Cosa vuol dire questo? Che dovremmo sentirlo dentro, ma non c'è un modo per. Credo io, poi magari qualcuno ce l'ha, perché ovviamente queste cose non è che si possono certificare fondamentalmente. La spiritualità è individuale, no? Noi non sappiamo della spiritualità, quindi noi viviamo una vita. Il fatto che ne viene un'altra, no? Come dice Tug, è un concetto che noi comunque non sapremo, se almeno non ci sarà una qualche forma di evoluzione. Io adesso sinceramente non ricordo la presenza di vite altre, anche perché questa energia, no? Ad esempio nel buddismo, questa energia che passa da una vita all'altra non ha nulla a che fare con noi. Cioè questo è il concetto vero di fondo, è un'energia che se esiste è, tra virgolette, dentro di noi, cioè in quello che vengono chiamati corpi sottili. La rinascita dipende da come direzioniamo la mente. Se iscrivetevi al canale, è arrivato Alessio Gambino, iscrivetevi al suo canale, cliccate sul link Alessio Gambino e iscrivetevi al suo canale che è interessante. Beh, certo, non ne abbiamo, ma a me piace crederlo, mi fa stare bene. Certo, no, no, ma ciò che fa stare bene dobbiamo comunque crederlo, no? Quindi comunque io credo che affrontare il mistero della reincarnazione richieda una mente aperta e curiosa e ci sfida a guardare oltre le apparenze, perché questo è il concetto di fondo, ci sfida a guardare oltre le apparenze e a esplorare il significato più profondo delle nostre vite. Ma una cosa certa qual è? Che per il fatto che non ricordiamo tutte le vite che siamo stati, se siamo stati veramente, è perché se questa parte esiste, non è comunque connessa con la nostra vita attuale, cioè la nostra vita attuale non ha la capacità della nostra mente attuale. O il nostro corpo non è in grado di connettersi con questa forma, se esiste, ripeto, energetica, che vive dentro di noi, ma non vive da un giorno, da un mese, da un anno, vive probabilmente da infinite eoni, come si dice. Chissà quanti universi abbiamo attraversato, se è vero questo. Quindi
Quindi nel cuore di questa sfida, diciamo, si apre un viaggio di scoperta, si apre un viaggio di riflessione, che dobbiamo imparare a percorrere, se vogliamo tenere presente. D'altra parte, la reincarnazione affonda, come dicevo, le sue radici in tante tradizioni, no, filosofiche. Questo è un punto fondamentale. La nostra vita, nell'ottica della reincarnazione, è sicuramente preziosa perché determina come andremo a sperimentare nuove cose. Nelle filosofie orientali, l'induismo, diciamo, è intrinsecamente legato ai concetti di karma e ai concetti di samsara, anche se c'è differenza tra le varie filosofie, come quella buddista e induista. Nel buddismo, non esiste un'anima a sé stante che si muove attraverso quello che viene detto nell'induismo, cioè una metempsicosi, un'anima che prende diversi corpi, ma l'anima è immutabile, ma può fare esperienze diverse, no? Un po' come dire, nell'induismo si intende che un'anima immutabile vuole farsi un'esperienza diversa, insomma. Però, secondo me, questa esperienza diversa dovrebbe trasformare comunque quest'anima. Quindi magari immortale, immortale non dovrebbe significare immutabile, perché anche il mistero della morte, comunque, perché dovremmo morire fondamentalmente? Perché dovremmo morire? Questo non lo sappiamo, no? Perché il fatto che dobbiamo trasformarci, sì, ma la nostra trasformazione è una trasformazione che vada al degrado, secondo un'entropia crescente, perché altrimenti potremmo trasformarci, ma senza dover, come dire, in qualche modo cessare la vita. Comunque le filosofie orientali, buddismo e induismo, entrambe con grandi differenze, così sostengono che l'obiettivo è liberarsi dal ciclo infinito di nascita e morte, raggiungendo la liberazione spirituale, cioè uno stato interiore puro, che sono lo stato di moksha nell'induismo e lo stato di nirvana nell'induismo. La spiritualità greca, anche e comunque il platonismo, diciamo, beh, questo il concetto di reincarnazione è stato affrontato da filosofi come Pitagora e Platone. Pitagora anch'esso credeva nella metempsicosi, in cui le anime passavano da un corpo all'altro, e tra l'altro Pitagora aveva una scuola iniziatico esoterica. E ovviamente Platone, diciamo, nel suo dialogo, perché sapete che Platone ha scritto solo dei dialoghi, no? Fondamentalmente, nel suo dialogo Fedone esplora l'idea che l'anima è immortale e che, diciamo, quello che facciamo nella vita attuale potrebbe avere un impatto nelle vite successive. Ma anche l'ebraismo tratta la reincarnazione, diciamo, nella Kabbalah, soprattutto nella tradizione mistica della Kabbalah. Qua ci sono diversi concetti di anime reincarnate. È presente comunque il concetto di anime reincarnate, e la Kabbalah comunque suggerisce che le anime possono reincarnarsi per completare, diciamo, affinare il loro scopo divino. Ovviamente l'ebraismo è formato da tante correnti e non tutte le correnti accettano questa visione, ma poi ci sono tante altre situazioni, no? Ad esempio gli indigeni, le credenze precolombiane. Insomma, la reincarnazione ha tante radici fondamentalmente, no? È un albero con tante radici. Ovviamente nella visione della reincarnazione la morte è solo una transizione, da un'incarnazione all'altra, ma ovviamente il concetto di fondo qual è? Noi non abbiamo per ora la coscienza. Io credo che illuminarsi, tra virgolette, dovremmo imparare, se esiste, ad acquisire questa coscienza. Ovviamente è un viaggio di ricerca che magari non porterà da nessuna parte, no? Perché è un cammino che noi iniziamo, ma non è detto che sia vero. Potremmo anche, diciamo, se fosse vera invece, diciamo, la teoria materialista, alla Karl Marx, per dire, che dice che è una coscienza che quando diventa strutturata, cioè è una materia che quando diventa particolarmente strutturata crea un'anima. Se fosse vero questo, senza dire ovviamente perché e per come, però da quel punto di vista lì, allora,
Con la vita si esaurirebbe tutto, tutto, anche se i nostri atomi in qualche modo andrebbero probabilmente ad aggregarsi, magari chissà dove, chissà come, chissà perché. Ma la continuità dell'esperienza, diciamo, è un concetto chiave, insomma, quindi le esperienze sono fondamentalmente lezioni che ci possono influenzare e possono determinare che tipo di vita avremo. Tra l'altro, c'è un altro concetto che spesso è illusorio, secondo me, il concetto di vita passata o vita precedente, perché noi sappiamo che il tempo, il prima, il dopo, il passato e futuro, è semplicemente un concetto legato a questo mondo materiale. Non è detto che, anzi, il tempo è semplicemente un qualcosa, una certificazione di un cambiamento. Se non ci fosse cambiamento, non ci sarebbe tempo. Ad esempio, i primi buchi neri formatisi con l'universo, che hanno avuto un minuscolo cambiamento, almeno dalla percezione esterna, hanno un tempo trascorso di frazioni di secondo, fondamentalmente. Quindi il tempo è veramente un altro concetto molto interessante, misterioso, perché il tempo è misterioso, un po' come la luna è misteriosa. E ovviamente ogni possibilità, ogni vita offre lezioni uniche e ci dà la possibilità di affrontare delle esperienze specifiche. Ovviamente per le tradizioni come l'induismo e il buddismo, il ciclo di nascita e morte è un'opportunità per avanzare verso la liberazione finale, diciamo, dal ciclo di vite stesse, quindi noi viviamo per uscire fuori dalla vita. Nel buco nero il tempo scorre lentissimo, cara Roxy Rosa. Nel buco nero il tempo scorre lentissimo, anzi è quasi fermo. Proprio al centro del buco nero il tempo non esiste tempo, non scorre proprio, non esiste neanche il tempo. E comunque il tempo rallenta, perché questo è già dalla fisica classica einsteiniana, cioè più aumenta la gravità, più il tempo scorre lento. Quindi sulla Luna l'orologio del tempo corre più veloce rispetto al tempo della Terra. Su Giove l'orologio del tempo scorre più lentamente rispetto su Giove è sempre più lento, perché Giove è un pianeta molto più grande rispetto alla Terra, quindi ha una curvatura gravitazionale molto molto più marcata, mentre invece sulla Luna, che è una curvatura che genera una forza di gravità più piccola, il tempo scorre velocemente. Questo però non è un mistero, questo lo ricaviamo semplicemente dall'equazione di Einstein, no? Dove il tempo è legato alla massa. Adesso non mi ricordo esattamente l'equazione, mi sembra t uguale t0 per 1 diviso radice di t meno m al quadrato, qualcosa del genere. Non mi ricordo esattamente la relazione, ma è una relazione semplice comunque che lega il tempo alla massa. Comunque, più la massa aumenta, più la curvatura della massa aumenta, più il tempo scorre lento. Scorre lento, ma scorre comunque, cioè anche in un buco nero scorre lento. Sono nel buco nero, nei buchi neri primordiali dell'universo sono passati frazioni di secondo, sulla Terra sono passati 14 miliardi di anni. Anche qua, no? Sulla Terra, come possiamo dire, quando noi diciamo l'antichità dell'universo, noi dobbiamo, cioè l'universo cioè è antico o moderno, diciamo, a seconda della curvatura gravitazionale, della massa che c'è dentro. Comunque, questo per dire che cosa? Per dire che tanto noi non avrebbe neanche tanto senso parlare di vite precedenti, passato, futuro, perché presente, passato, futuro è un concetto legato a noi stessi. Noi comprendiamo che esiste un passato perché ce lo ricordiamo fondamentalmente, no? Quindi se noi andassimo a dormire e al mattino non ci ricordassimo del nostro passato, sarebbe come se fosse che ogni giorno nascessimo.
Però abbiamo questa memoria che si mantiene. E quindi diciamo, dobbiamo anche poi tenere presente che nella tradizione occidentale c'è questo concetto di karma, l'intreccio delle azioni produce delle conseguenze, quindi il karma può de dare delle lezioni di vita anche. Quindi, secondo alcune tradizioni, poi il karma può essere purificato. Zenone diceva che il tempo scorre, che se il tempo scorre, il tempo non esiste perché l'istante, non potendosi fermare, c'è appena già comincia e finisce. Esatto, questa è un'altra cosa interessante. Il tempo, noi non sappiamo se è quantizzato o meno. Sembrerebbe che anche il tempo sia quantizzato, cioè esista una frazione di tempo più piccola, cioè un po' come le varie forme di energia. Quindi il tempo potrebbe essere anche una forma di energia. Ma come dice Crazy Robby, il passato è il presente è evanescente, il passato non esiste e il futuro neanche, perché il passato non possiamo più percepirlo. Certo, possiamo ricordarlo, ma anche i ricordi possono essere deformati. Ma il tempo presente, identificatemi un attimo presente. Nel momento in cui dici io sono qua, il momento è già passato, quindi quando nel frattempo che tu dici io sono e poi ti svegli, apri la mano e vedi che comunque qualcosa è cambiato. Cioè, se io vi faccio vedere la mia mano, poi la tolgo, poi vi rifaccio vedere la mia mano, la maggior parte di voi penserà che questa mano è la stessa di questa, che questa mano è la stessa di questa, che questa mano è la stessa di questa, perché abbiamo un concetto deterministico, no? Noi viviamo di immagini mentali, invece non è così. Questa mano non è questa mano e non è neanche questa mano, perché tra le varie mani che ho presentato, che apparentemente sono le mie, queste sono cambiate costantemente. Sono cambiate poco, ma un po' sono cambiate. Se fossero non cambiate per nulla, le mie mani sarebbero sempre uguali. E invece questo non succede, quindi non succede perché, come dire, se fossero sempre uguali, anche tra 100 anni dovrei avere sempre le stesse mani. E invece penso che tra 100 anni le mie mani non esistano più, non esistano più, saranno completamente sparite, anche meno, di 100 anni. Quindi nelle tradizioni spirituali la liberazione, diciamo, dal ciclo di incarnazione è spesso collegata a purificare questo karma. Però ci sono vari metodi che vendono offerta. No, ci sono tre mani, perché questa mano è diversa da questa ed è diversa da questa. Ma anche noi cambiamo costantemente nel tempo, no? Da quando parlo, che sono passati 25 minuti, ho già ho già la barba più lunga di prima. Questo è un altro punto fondamentale che dobbiamo prendere in considerazione. Quindi nel percorso della reincarnazione, secondo queste diciamo prospettive, soprattutto la prospettiva induista, l'anima è un viaggiatore che attraversa diverse vite ed esperienze, migliorandosi lungo il cammino. Però questo concetto, diciamo, è sempre un concetto, secondo me, limitante perché prevede un tempo, prevede un passato. Però il passato dell'anima è come era l'anima prima. E non è detto che questo, diciamo, prima, come era l'istante prima, non possiamo neanche dirlo, rappresenta le varie modificazioni dell'anima. Ma queste mani, io faccio vedere tre mani, esistono tutte e tre? O non esiste nessuna? Ecco, questa è un'altra cosa, perché questo è un concetto buddista fondamentale che ci dice che il corpo è vuoto, tutti noi siamo vuoti di esistenza intrinseca. Perché se io vi faccio vedere questa mano, che è diversa da questa mano, che è ancora diversa da questa mano, che è ancora diversa da questa mano, ho presentato 4-5 mani tutte diverse, ma che adesso non esistono già più, perché adesso c'è questa mano, ma ogni microsecondo la mano cambia, quindi significa che la mano in modo assoluto non esiste. Cioè, esistono tante copie, però
però che sono un po' diverse di questa mano, quindi la mano è vuota di esistenza intrinseca, è vuota di esistenza intrinseca, cioè non esiste autonomamente, ma esiste soltanto anche in funzione della percezione degli altre persone, fondamentalmente, no? La luna, esiste la luna? Ma la luna non esiste in modo autonomo, cioè esiste qualcosa che noi chiamiamo luna, che percepiamo in un certo modo, che chi ulula il chiaro di luna lo percepisce direttamente, non so come una formica potrebbe percepire la luna, qualcuno, diciamo, qualcuno la percepisce in un modo diverso, insomma, quindi la luna in modo, e poi la luna cambia continuamente, quindi di quale luna parlo? Io guardo la luna e dico com'è sta luna, poi la riguardo è già cambiata, la riguardo è già cambiata, la riguardo è già cambiata. E quindi come faccio a definire un qualcosa che cambia continuamente? Significa che questo qualcosa che cambia continuamente è vuoto di esistenza intrinseca. Ma siccome anche noi cambiamo continuamente, perché la Patrizia Perotti di quando si è collegata alla live? Non è più la Patrizia Perotti di adesso e non è neanche quella di adesso e non è neanche quella, cioè la Patrizia Perotti, ad esempio, è un qualcosa che si trasforma continuamente, prendendo in esempio Patrizia Perotti, si trasforma continuamente, quindi non esiste una Patrizia Perotti, come dire, intrinsecamente esistente, perché una cosa che si trasforma continuamente. Come faccio a dire è questo? Non esiste. Ovviamente, purtroppo, per noi, diciamo, le trasformazioni avvengono secondo quella che viene chiamata freccia entropica, cioè avvengono invecchiando, cioè poi qualcuno dice che migliora, qualcuno dice che peggiora, però comunque non è più la stessa di prima. Ma d'altra parte, se prendiamo, diciamo, un numero di trasformazioni sufficientemente lungo, ce ne rendiamo conto. Che cosa unisce un bambino di 5 anni con il bambino, cioè con il vecchio di 90 anni che quel bambino è diventato? Pensate a voi stessi, che cosa unisce il voi stessi di più o meno adesso con il voi stessi di 5 anni che magari non ricordate neanche bene, cazzo, facevate a 5 anni? Questo per dire che noi già non siamo un'entità autonoma, certo ci percepiamo come tale per diversi motivi, ci percepiamo come tale perché soprattutto abbiamo una memoria che fa da collante, no? Se non avessimo una memoria sarebbe tutto diverso. Infatti le persone, salutiamo Vale, che perdono la memoria vivono in un modo praticamente molto particolare, no? Non riescono a vivere bene, fondamentalmente. Comunque, è possibile esplorare le vite passate, è possibile connetterci con le vite passate. Alcune scuole di pensiero sostengono che noi possiamo connetterci con la nostra anima, o quello possiamo chiamare anima, spirito, qualcuno la tripartisce, no? Uno spirito che tende verso l'alto, un'anima emozionale che è legata al cuore, un'anima eros dinamica che è legata all'istinto. Comunque qualcuno la tripartisce, ma comunque noi non sappiamo. Salutiamo Gina, noi non sappiamo come andranno le cose, no? Non sappiamo come andranno le cose. Alcune scuole di pensiero sostengano che noi possiamo connetterci con le nostre vite passate. Ma l'ideale sarebbe connettersi con la nostra anima, se c'è, con questa parte, diciamo, con questo flusso energetico che non siamo noi, che non siamo, e non è neanche una dimensione, e non vive neanche nella nostra dimensione, spazio-temporale. Ecco, un'altra cosa interessante è che la nostra anima non vive nella dimensione spazio-temporale, cioè non. Magari ci sono dei corpi, cioè magari ci sono delle particelle che non sono ancora state scoperte, ad esempio. Però diciamo che secondo qualcuno ogni vita che noi viviamo, che dovrebbe avvenire contemporaneamente in tempi, in modi diversi. Però noi possiamo attraversare e comprendere forse un'evoluzione,
Ma per quanto riguarda l'evoluzione, diciamo, la memoria nella morte, non lo so se esiste. Sì, all'inizio le tradizioni dicono che la morte è un periodo in cui tu inizialmente ricordi, certo, sei collegata ancora al materiale. Poi piano piano, secondo le tradizioni, si dissolvono i vari corpi e quindi questa conoscenza va comunque persa. Intanto iscrivetevi al canale di Gambino, iscrivetevi al canale di Gambino. E quindi le esperienze difficili e le sfide incontrate in varie vite, non dico presente, passato, futuro, sono, diciamo, sono, come possiamo dire, esseri, possono essere dei potenti catalizzatori di trasformazione personale. Quindi, perché queste esperienze o questi ricordi possono trasformarci nel qui ed ora, possono liberarci dalle catene del passato, possono darci la consapevolezza dell'anima in trasformazione. Questo che credo che sia la vera sfida, no? Se noi riconoscessimo veramente che abbiamo un'anima, che non so se abbiamo, perché potremmo anche scoprire forse di non averla, non lo so, comunque, allora diciamo avremo una grande opportunità di trascendere un po' questa vita. Questo è un punto fondamentale, no? Questo è un punto fondamentale che dovremmo imparare tutti, le lezioni di vita, però secondo me dovremmo anche riflettere sul significato della morte, perché la morte è un'esperienza che dobbiamo in qualche modo fare. Se non facciamo l'esperienza della morte, in vita, diciamo, quando poi l'attraverseremo, probabilmente resteremo sconcertati e potrebbe essere, diciamo, non bella. Quindi, chissà, perché il momento della morte, quello credo che sicuramente esista, perché la morte non avviene istantaneamente. Cioè, c'è la morte, il processo della morte avviene, a meno che uno non venga fulminato, diciamo, ma normalmente le persone muoiono in un certo tempo. Quindi, in qualche modo, l'esperienza della morte è un'esperienza che fa ancora parte della vita. Secondo queste tradizioni, ovviamente, la morte non finisce con, diciamo, non finisce con l'ultimo respiro, ma ci devono essere diversi respiri. E questo è un po' il concetto fondamentale, no? Quindi noi non sappiamo e non sapere ci tiene ancorate queste esperienze. Probabilmente qualcuno nel corso della storia ha avuto delle percezioni diverse. Mi viene da pensare, ad esempio, a Giordano Bruno. Beh, anche lo stesso Gesù, che comunque è andato a farsi trucidare sulla croce, ma lo stesso Giordano Bruno, diciamo, nel 1600 ha scelto, diciamo, di essere torturato e bruciato sul rogo piuttosto che abiurare alle sue teorie, che erano comunque teorie legate proprio a concezioni esoteriche, no? Che ovviamente l'Inquisizione all'epoca non consentiva, e forse neanche oggi consente, magari non ti mettono sul rogo in un certo modo, ti ci mettono in un altro. Però dobbiamo tenere presente che una persona come Giordano Bruno, io penso che lui avesse avuto questa percezione dell'infinito, perché altrimenti, diciamo, come si può accettare di essere torturato e buttato sul rogo se pensi che tutto finisca, tutto si esaurisca con te? Quindi questo è molto importante. Bene, comunque, con questo video non ho svelato nessun segreto, ma spero di aver dato qualche contributo di riflessione, perché io credo comunque fondamentalmente una cosa, che chi ti dice